Nella medaglia di Federico Pellegrino nello sci di fondo, l'ambiente azzurro alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang ci sperava, ma con grande sobrietà, quasi, per quanto abbiamo percepito a casa Italia, con pudore. Salvo poi esplodere in una grande gioia quando l'atleta ostano ha conquistato un fantastico argento nello sprint a tecnica classica. È stata sicuramente una bella gara, ha vinto l'uomo più forte del momento, della stagione, e penso negli anni diventerà uno degli uomini più forti di questo sport di tutti i tempi. Io da outsider ho fatto il mio e sono riuscito addirittura a salire sul podio e a portare a casa una medaglia d'argento che vale tantissimo, perché è risultato essere il risultato massimo da poter raggiungere. Un risultato conquistato con uno sprint finale di grandissima intensità, ma che Federico, quando gli chiediamo di raccontarci come si sentiva in quel momento, considera una situazione quasi normale. Alla fine noi tutti i giorni, quasi tutti i giorni, facciamo ci alleniamo in situazioni simili. Ogni allenamento con i compagni di squadra è testa a testa fino all'ultimo metro, all'ultimo centimetro, ed è per questo che dico che i risultati come quello di ieri sicuramente ho iniziato a costruirli già da mesi, già da anni, e quando sei lì ormai la fatica sicuramente non la senti. Io ieri non sentivo la fatica, ero completamente immerso in questa situazione in cui l'unica cosa che contava per me era spingere al massimo. All'origine del successo dell'azzurro si sente una grande determinazione, una grande attenzione a ogni dettaglio, e lo spazio per l'emotività sembra ridursi, ma anche per questo Federico Pellegrino ha una risposta. Le emozioni, le prove, come? Però ho capito che le energie servono nel momento giusto, quindi è inutile sprecarle quando non serve. E certamente serviranno ancora per le prossime gare qui a Pyeongchang. L'avventura del fondista azzurro, in fondo, è appena cominciata.